E ciao a tutti ragazzi, io sono Devin, bentornati sul mio canale, eccoci qua con un nuovo video su Lies of P, il secondo episodio del ritorno a questo gioco che mi piace un botto, anche se sono un pippone e bestemmio come non so cosa, but va bene così. E niente che dire, siamo nei dintorni o già dentro, non lo so esattamente, della fabbrica di Benigni. E vediamo cosa c'è qua. Comunque magari fra un po' faccio un viaggetto all'hotel, eh. E ci potenziamo un attimo. E buona, salve. Oh, pietra lunare, dagli Roma. Oh Cristo santo. Ok. Oh, cazzo, mi ha visto? No. Vabbè, fammo che ci ripensiamo. Anche se in realtà non so qua se... Ma qua non possiamo andare. Qua neanche. Che famo? Proviamo. Ma sì, dai, proviamo. Tanto abbiamo preso lo Stargazer, quindi sti grandi peni. Poi non so se effettivamente quello ci vede o no. Beh. Good question. No, corruzione. Che cazzo è? Aiuto. Ripigliati dalla corruption. Vola. Se io provassi tipo ad arrivare qua, tu mi caghi il cazzo? Oddio, mi sa di sì. Aiuto! Ah! No, ti prego, risparmiami. Fratello, no! Non mi vedi, vero? Sì, mi vede. Chiaramente mi vede. Però forse non riesce a beccarmi se stiamo qua. Facciamo che ci ripensiamo, eh? Cosa dite? Non lo so, ragazzi. Niente ragazzi, alla fine sono tornato a questo Stargazer e continuiamo, va. Poi là riflettiamo oppure semplicemente consumo l'ergo così almeno non ho rimpianti da quel punto di vista. Poi magari non riusciamo più ad andare a prenderlo. Oh Cristo santo. Ma siete pazzi nel culo, regà. Siete proprio pazzi nel culo, ve lo dico. No, Cristo. Eccoci qua, ci ha preso. Vabbè. No, no! Cristo! Ah! Pialo. Ok. Ah! Cristo! Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Ok. Sti cazzi. Sti cazzi è lo stesso. Almeno abbiamo ripreso l'ergo. Ok. Ci sto. Vieni. Vai, corri. Scappa, c'è il Nemesis. Facciamo che io tipo vi aggro. E poi torno indietro. Beh, diciamo che è abbastanza funzionato, dai. Venite, venite, venite. Patapim. Ottimo. Ottimo, perfetto. Grande, cazzo. Questa è la porta che prima era chiusa? Quella che avevo detto... Sì, è quella. Ottimo. Buono, buono, buono. Non dobbiamo rifare questo corridoio mortale. Cristo santo! Fratello, ma sei impazzito? Sei pazzo in culo, fra. No, no. Figa, bro. Ho capito che devi fare l'acrobazia, ma mi pare un po' esagerato. Madonna, che ansia, raga. Che cazzo di ansia. Dove cazzo siamo? Oh, siamo dall'altra parte. Fico. Ma? Posso avere paura? È lecito? Aspetta, ci siamo persi una porta, mi è venuto il dubbio. Ah no, cioè nel senso si può continuare di qua in realtà. C'è un bauletto, quindi... No, eh. Vieni. Ok, ottimo. Qua? Apri? Con? No, apro e basta, ok. E c'è?
Ehi, molto interessante, non vedevo l'ora di scoprire armi nuove, ragazzi, molto interessante. Vediamolo insieme, Otudos. È una mano, presumo? Posso presupporlo? Quello? Ah, che tra l'altro noi al momento non stiamo scalando con la forza motrice. Bella merda. Vi dico, proviamola, vi dico. Almeno, dai. Salve. Admirers seem to follow me everywhere. Sì, salve. Chi siete? Pleased to see you, my stalker friend. You made it all the way here, unbothered by ruffians. You've got talent. I've never seen you before, but who cares? This may well benefit our former client. Did you catch that subtle whiff of money in the air? Moneybags himself, Lorenzini Vanini, is inside this factory this very moment. You caught us on our return trip. We had to deny his ridiculous request in person just to be sure it wasn't a joke. All we could do was laugh. Keep your whiskers up if you're heading in there. He is the richest man in Krat. Or so they say. Who knows? Maybe he's handing out bags of money to lift his spirits. Ha! That seems unlikely. No way are we doing that. Well, anyhow, best of luck. Ok. Are you carrying the latest edition of Vanini's landmark guide? Credo che non ci dicano più Niente. niente. But Maduro might not get his cut. You can get all three volumes collectors want, but you're in luck. I have a conscience and a powerful sense of self-preservation. You'll wish you had this, and the price is a steal. Let me know if you have any interest. Ok. Tanto per 400. Ma sì, dai. Presumo sia una cosa importante barra segreta, quindi io nel dubbio lo prendo. È solo un collezionabile, ho paura che sia solo un collezionabile, mannaggia a me. Vabbè, adesso dai, 500 non è così tanto. Ok, allora, frammento di stella. Poi dobbiamo vedere cosa fa con questo, raga. Quest'arma, perché mi turba un po' che non scali con la cosa. Noi ci siamo concentrati tanto su. Mi sono concentrato tanto sulla forza motrice, pensando che, diciamo, fosse una roba comune a tutte le armi pesanti, tra virgolette, però già questa, che dovrebbe essere un'arma pesante, non scala con la forza motrice, o perlomeno non così tanto, quindi. Cioè, scusate, quindi la favola è. Ah, ok. Ok, semplicemente a differenza delle altre armi si fa con 3 barre. Quindi dobbiamo aspettare di avercela tutta carica. Oh Cristo. State calmi. Forte però. È fortissima però. Guardando i numeri non sembra, ma a me sembra più forte delle altre, ragazzi. Questa? Apri. Chiave Trinità, dagli Roma. Domanda del giorno, questo parere, mai pensato che sarebbe stato fatto a pezzi con un burattino? Ah, ok, una cassaforte tipo. Dagli Roma. Ehi là. Beh, quarzo è buono, l'altro è solo un coso, credo solo un completo, esatto, abito. Vabbè, dai, teniamolo, siamo stati un episodietto con questa de Wulong, ci sta. Mettiamo così, che siamo un po', diciamo, eleganti, con l'asciapompiere, dai. Però, a sto giro, regà, toglierei questo. Forse. No, non ci sta molto. Andiamo così, dai. E qua invece? Ne creano uno, tu che hai aperto la porta con i grandi. Ok, quindi vabbè, era solo la cassaforte in realtà. Ok. Salve. Oppela. Eccoci qua. Oh Cristo, Cristo.
No, mi hanno body bloccato. Figa. Aspetta che stanno a morizio pera. Eccoci qua. Figo perché l'attacco caricato lo puoi far partire veramente da lontano. Qua moriamo però se cariamo sicuro. Figo quello. Salve. Oh, oh Cristo santo, no, ti prego non farlo. Ah! Oddio. No. Vabbè. Eccoci qua. Porca mignotta, ragazzi. Già. Salve. Salve. Recuperiamo un attimo stamina. Cazzo! Cazzo, non... avevo finito la stamina. Finito, mi sa che dobbiamo potenziare il tempo di sbilanciamento, eh. Vaffamoc. Che cazzo. Ah. Ok, va bene. Abbiamo trovato un amuleto. Che fa? Riduce il consumo e la durevolezza dell'arma. Bah, vi devo dire. Possiamo farne a meno, secondo me. Possibile, dove cazzo dobbiamo andare? Scusatemi. Quale strada mi sono perso? Ah, scusate, di qua giustamente. Avete ragione anche voi. Mi ero momentaneamente dimenticato di questa zona. Ah, allora, qua, ok, quindi forse non aveva senso che andassimo là perché non c'era il tunnel. Adesso forse possiamo passare da una parte all'altra, ipotizzo, no? Tutta questa scena? Così, perché sì? The pipe fit like a glove. Well, like a pipe. That fit. Idioms, you know? Ok, bro. Va bene. Eccoci qua, sapevo io. Qua c'è una scala, ho preso un botto di danni, mi voglio morire. Mi voglio morire, famosissimo. Andiamo per la scala? Beh sì, in questa stanza non c'è. Ah no, scusatemi. Vabbè, andiamo prima per quella scaletta, sono curioso. Adesso moriamo di brutto, raga. Salve. Ah. Questo adesso mi ammazza. Ok. Ok. I killed countless puppets to atone for what I did. I didn't mean to break my vow. I'm sorry I ran away. The weight of guilt. All puppets must die. No, no, kill no, the puppets. No. Cristo, no, ti prego. I wish I'd known.
Bro. No, no, no. Cristo santo, no! Ah, Cristo! Non dirmi che sale le scale perché ti giuro implodo. Ok, no. Qua urgiamo proprio un... Ah! Cristo! Uno Stargazer, cazzo. Allora, signori, eccoci tornati. Come spesso accade, purtroppo, per me è cambiato giorno. Sono passati 2 o 3 giorni e salve, giusto. Mi ero già dimenticato di questo piccolo particolare. E vediamo se riusciamo a battere questo... il bro superstite. Vediamo, vediamo. Ero un attimo nella cacca l'altra volta, quindi... salve. Cristo santo, però. Mi ha body bloccato, ottimo. No, forse l'ho un po' buttata via questa. Oh, fratello, Cristo. Mi ha body bloccato, raga. Oppela. Vai. Vaffanculo. No, vaffanculo. No. 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 No, eccoci qua. No, Cristo. Ok. No, 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 questa no. Non ci sta. No, c'era il figa. No, no. Oh, Cristo. Oh. Ragazzi, è stata... porca troia. Mamma mia. Allora, ce l'ho fatta il primo colpo. Primo e mezzo, diciamo, perché ero scappato, come avete visto l'altra volta. Però cazzo, mamma mia. Sorry se non ho parlato, ma ovviamente come potete immaginare. Ah, ma che tra l'altro... guarda dove siamo. Ok, quindi io vado a curarmi, tanto è qua dietro e... e magari facciamo un altro pezzettino prima di lasciarci, dai. Non troppo, però qualcosina. Allora, signori, quindi ecco, ci siamo tornati. Allora, io per adesso ho utilizzato un bel po' di ergo. Io per adesso rimango sulla forza motrice. Più che altro, più che altro... questa fa cagare, perché C e C è veramente insulsa. Anche se lascia in sé come arma, a me è sempre piaciuta, quindi vorrei usarla, ma cioè veramente fa pietà.
Non so se ci sia modo di cambiare questi, onestamente. Per adesso io continuo con questi perché è quella con cui mi sono trovato meglio. Questa, a parte che non si può smontare, è già la cosa un po' messa sul cazzo. Mi sta sul cazzo anche che l'arte della favola di attacco sia quella da 3 barrette. È vero, non la uso spesso, ma mi sta sul cazzo. E scala con la tecnica, anche un po' con la forza motrice, ma soprattutto con la tecnica, quindi non lo so. Che in realtà ad attacco sono lì, in teoria. No, beh, oddio, è comunque un po' più forte questa. Non lo so, io per adesso sto andando... Ho portato su solo di uno, in questo caso forza motrice, ho buttato mi pare 2 sulla vita, uno su... No, 2 sul vigore. 2 sul vigore, 2 sulla vita e uno sulla forza, mi sa, sì. Vedremo, io per adesso mi sto trovando bene con questa spada. Non lo so, vedremo più avanti, dai, per adesso rimaniamo così. Non so se ci sia un modo per respeccare, spero di sì. Però vabbè, vedremo, dai. Venigni è un idiota, voglio guadagnare tanto quanto il burattino maggiordomo di Venigni. Ok, bro. Perché guadagna anche il maggiordomo di Venigni? Oh, vado a fare io, raga. Oh Cristo, salve. Allora, ma quello è il tizio che abbiamo incontrato nel tubo che ci ha fatto il culo. Eh sì, mi sa di sì. Come detto, per me sono passati un paio di giorni, quindi mi sono già dimenticato. Ma ad occhio è quello. Ah, eccoci qua. Ok. Stargazer. Ed eccoci qua, bro. Sì, è lui, ok. Surely we can discuss this like reasonable people? Hold on. Geppetto's a friend of yours. Did he send you? I'm fine. Please, help me find my butler Pulcinella. He's a puppet and a friend. Those stalkers were supposed to be working for me, but... well... they bolted and left me to my fate. That was not helpful. My butler went to barricade the back door, and I haven't seen him since. Pulcinella has been a loyal companion. I'd hate to lose him. The factory is, of course, my priority. We must take it back. But please, keep an eye out for my... for my butler. I'd consider it a personal favor and owe you in kind. Ok, va bene, ci ha dato una missione, boh, non lo so se effettivamente sia una missione o no. Va buono, quindi, noi possiamo passare da qua ipoteticamente, dagli Roma, no, perché quelli mi sa che non è proprio il caso di al momento combatterli. Oh Cristo, riesci a, no, eh? Mannaggia te, mannaggia. Qua dobbiamo stare attenti perché... porca mignotta. Salve. Cristo, come ha fatto a prendermi a volo? Oh, one shotati. Maledetti. No, no. Oh Cristo. Ho fatto una stronzata, vero? Mi sa di sì. Ok. Quindi, che si fa? Vabbè, tocca. Aiuto! Ah! Ma lui sale le scale. Cristo se le sale. Porca puttana. Quanto Cristo è veloce. Scappa! No! Vabbè, niente. Vabbè, pure sto figlio di puttana ci si mette. Maledetto bastardo. Ci proviamo? No, fai l'attacco, figa! Madonna che... io non capisco perché certe volte non lo prenda però, eh. Oppela, vabbè, dai. È stato comunque più easy dell'altra volta. Il che non è male. Eccoci qua. Vaffanculo. Ok, quindi abbiamo preso tutto. Possiamo andare.
Namo, però ho l'impressione che ci sia qualcosa di brutto e cattivo qua. Non so se andarci adesso, vi dico la verità. Infatti, c'è sta. Ah! Allora, io. Sia perché non mi sento psicologicamente pronto, sia perché onestamente non ho il tempo di star qua a riprovare mille volte il boss. Perché finirà così. Io vi saluto qua. E anche perché ho anche poco tempo, quindi oltre alla voglia non ho il tempo e tutto. Forse l'avevo già detto. Vabbè, scusate, disturbo l'attenzione. Niente, io spero che questo secondo episodio del Ritorno in Last of P possa esservi piaciuto. A me è un botto, le bestemmie sono tante nei Souls-like e nei Souls, vabbè. Sì, forse non è proprio il mio, però mi sto divertendo un botto su questo e secondo me è veramente tanta roba. Niente, quindi appunto, se il video vi è piaciuto mi raccomando like e commentino per l'algoritmo e iscrizione che è la cosa più importante. Sta cazzo di sirena, però mi sta stuccando i coglioni. E niente, poi mi raccomando, condivisione e campanellina, che anche quelle aiutano. E niente, ci vediamo al prossimo video. L'ovvio.